10 minuti, preferibilmente fra i 3 e i 5 minuti. Potrete fare video unboxing, recensioni, trailer, tutorial, cortometraggi, animazioni, presentazione del proprio canale e molto altro, rimanendo sempre entro i limiti imposti da YouTube stesso. Ah, ma grazie mille Giocalien, sempre molto molto gentile. Ero davvero curioso di sapere se si può fare anche una mod spotlight. Nel coso non c'è scritto, però io provo a farla. Ok, oggi ragazzi andremo a vedere la mod, la spotlight di una bellissima, davvero 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 bellissima mod, ovvero la web screen mod. Questa mod aggiunge questo blocco principale, ovvero il web screen, che si crafta semplicemente con 6 pannelli di vetro di 3 colori, il rosso, il verde e il blu. Una volta ottenuti un bel po' di questi web screen, si deve creare un rettangolo di 9 blocchi di altezza per 16 blocchi di larghezza e si andrà ad ottenere una cosa del genere. Bene, apparentemente lo schermo è spento. Per accenderlo basta cliccare il tasto destro ed ecco qui. E ora, tenendo premuto Shift più tasto destro, si accederà a questa piccola finestrella, ovvero sarebbe la casella di ricerca che c'è qui su Google Chrome o su Internet Explorer o Firefox, eccetera, eccetera. Andremo a mettere il bel link che ci serve. Io adesso, ad esempio, ho messo il link del canale di Games Grabbers. E no, che poi parte il volume a palla, ok? E sì, una cosa che c'è da dire è che quando si inseriscono, perché non va, ricarichiamo la pagina, quando si fanno partire dei video lagga un pochino, ecco. Come si fa? Certamente! No, io voglio mettere pausa, ok. Da come avete potuto vedere, si può accedere esattamente a tutta la parte dello schermo, quindi a tutti i link, eccetera. L'unica cosa è che non si possono aprire delle nuove pagine, come ad esempio andando qui su Twitch, eccetera, perché non ha... Ecco. Perché questa mod non ha per ora, magari metteranno in futuro, la funzione di multipagina. Andiamo a vedere però degli altri oggetti che questa mod va ad aggiungerci, ovvero il mindpad, che si crafta semplicemente con 4 pannelli di vetro, i 3 colori e i 2 diamanti. Questo mindpad, che serve una sorta di iPad, serve a, cliccando nel tasto destro, ci fornirà una specie di screenshot nel nostro iPad e ci appare in basso a sinistra la scritta Linked, quindi vuol dire che se io adesso ammettiamo che io voglia, ok, scorrere la pagina, vediamo, me l'ha fatto anche di qua, sì, quindi è una specie di mini schermo portatile. Quindi immaginate, nei server magari uno controlla lo schermo principale e gli altri possono guardare direttamente dal mindpad. Un'altra cosa che vado ad aggiungere è il wireless linker, craftabile con una redstone, un bastoncino, un ender pearl, un pulsante, e la wireless keyboard, ovvero la tastiera, che si crafta semplicemente inserendo una pressure plate all'interno della crafting table e si riceveranno 9 pulsanti di pietra. Questi 9 pulsanti inseriti attorno ad una redstone ci forniranno appunto la nostra wireless keyboard. La wireless keyboard, ok, per ora possiamo anche togliere questo dirt, per ora non ha nessuna funzionalità. Però secondo me quello che metteranno in futuro è di poter appunto accedere tramite la tastiera alla casella di ricerca, ad esempio su YouTube, per cercare un video, anche perché adesso non si può fare. Comunque, per collegare questa tastierina si usa il wireless linker, quindi si fa tasto destro inizialmente sullo schermo e poi successivamente sulla tastiera, e in basso a sinistra ci apparirà la scritta Linked. Cliccando con il tasto destro si accederà alla tastiera, che comunque per ora non possiamo utilizzare, quindi schiacciamo il tasto ESC. E infine, due ultimi blocchi che aggiunge questa mod, ma io non vado a spiegare, ovvero il Remote Screen Controller e il Computer Interface, sono due blocchi che vanno utilizzati quando, assieme a questa mod, alla Web Screen Mod, viene aggiunta anche la Computer Craft. Quindi ragazzi, spero che questa mod Spotlight vi sia piaciuta. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace qui sotto, e io sono Yoshi nel tubo e ciao a tutti!